Ciao ragazze, oggi è un nuovo video e questo è un video per mostrarvi due pacchi che mi sono arrivati da due siti cinesi. E uno è, ho qui il computer, quindi se guardo verso di là è perché ho il PC con tutte le pagine aperte per dirvi i prezzi, eccetera. Uno è Roswell Sale e uno invece è Yes4, se non sbaglio. Yes4, vi lascio il link ai siti qua sotto. Mia nonna che parla in sottofondo, e vi lascio qui sotto il link ai due siti con i relativi prodotti, vi scrivo anche il prezzo, però ve lo dirò a voce anche. Allora, inizio con il pacco che mi è piaciuto un pochino meno, però adesso vi spiego. Allora, da questo sito, da Roswell Sale, mi era stato dato un budget di credo di $30 da farci rientrare anche le spese di spedizione, e ho preso un anellino che viene $1,14, che è questo semplicissimo. Io mi piacciono molto gli anelli da mettere qua con le pietre, e non è fatto benissimo, insomma, perché se, non so se si nota, comunque da vicino si vede che la pietra è un pelettino spostata, però insomma $1 credo sia anche meno di un euro, forse un euro, e quindi ecco, niente di che. Questo l'ho preso perché si vede che mi avanzava un po' di soldi virtuali e ho preso questo, però insomma un anellino carino. Poi mi mancava con la pietra nera e con il bordo dorato, ce l'avevo tutti con l'argento. Poi per $3,83 ho preso invece un orologio. Questo c'è in vari colori, vi dico anche che colori: in azzurro, rosa, nero e bianco. Io l'ho preso bianco, che è questo che ho al polso. Io lo metto sulla destra perché sono mancina, però non so se effettivamente va sulla sinistra. Vabbè, io mi trovo meglio qui perché quando guardo l'ora mi viene da fare questo movimento piuttosto che questo, non lo so. Voi dove portate l'orologio? E io non sono una grande appassionata di orologi, però adesso che quando vado a lezione mi fa piacere avere l'orologio per non tenere il telefono sul banco, quindi spesso e volentieri lo metto. E ne ho solo uno, che è il Casio, che mi era stato regalato 2 anni fa per il compleanno, però è dorato. Ne volevo uno, Dio, meno appariscente, una parolona, però insomma non tutto dorato. E veramente lo volevo prendere argentato all'inizio, poi non ho trovato nessuno che mi piaceva, e questo era l'unico che mi piaceva un pochino di più. E appunto è questo. Il cinturino, che secondo me dentro c'è la carta, perché quando lo andate ad allacciare è un pochino complicato, cioè dovete fargli prendere un pochino la forma. Quando è arrivato era tutto dritto e faceva un po' fatica a piegarsi. Non lo sento molto stabile, il cinturino non lo vedo molto molto stabile, soprattutto le fascette che tengono questa parte qui. Però vabbè, finché dura, insomma, $3 sarà 2 euro, 3 euro. E però è molto bello il quadrante, mi piace molto, con questi numeri molto grandi, bronzato, con tutti i brillantini intorno e appunto le lancette, è veramente carino. Ecco, non mi dispiace, sinceramente anche colorato è carino, forse questo è un pochino più estivo, però insomma fa niente. E l'ultima cosa che ho preso è questa, adesso vedete che cosa gli ho combinato. Questa veniva innanzitutto $18,27, praticamente questa ha misure anche, io ho preso anche una L, pensate un po'. Era una L questa. E volevo una giacca, è da un po' che cercavo una giacca nera, abbastanza elegante ma non troppo, senza bottoni, quindi che rimanesse aperta. E ho trovato questa sul sito, dalla foto la vedrete, è molto carina. Non ve la faccio vedere indossata perché l'ho distrutta. Praticamente ho preso questa. Adesso, la marca sembra un pochino Zara, però è Zaeza, non lo so, made in China, woman dress. E appunto questa è una L, a me la L sta anche piuttosto comoda, insomma, quindi non dico che porto una M, però sono grossa, ecco, sicuramente non sono piccolina, ho anche, a parte la ciccia, anche le spalle abbastanza grandi, quindi a me i giacchetti tirano sempre tantissimo sulle spalle, il problema è che poi mi vanno lunghissimi, però vabbè. Questa giacca mi piaceva tantissimo, se vedete la foto è un amore, è una giacca nera, abbastanza semplice, con appunto senza bottoni, non si vedrà nulla. Ha le parti davanti un pochino così, che si rimangono aperte. Le tasche qui, la misura un po' che non so se è vero o no. Sì, sono vere. È anche cucita piuttosto bene, sinceramente. E poi la particolarità è che sulla manica ha questo pezzo in ecopelle. Piuttosto morbido anche. Non puzzava neanche un po'. Io questa l'ho lavata, l'ho presa adesso dallo stendino. E non puzzava neanche un po', e ha questa parte in ecopelle, e dietro c'è la chiusura lampo sempre dorata. Il problema è che questa giacca non mi entra di spalle, cioè sto proprio, non respiro. Quindi ho pensato, forse sono le spalline, perché ho le spalline imbottite. Quindi ho fatto, vabbè, l'apro da sotto, io non sono sarta, non sono brava a fare queste cose, che ancora insisto a farle. L'apro qui e sfilo tutto, poi magari ci provo a ricucirla, ho pensato nella mia testa. E l'ho fatto, l'ho tolto, tranquilla, la vado a rigirare e praticamente mi si è aperta. Io non so se si vede, ma qui ci passa il dito. E niente, quindi adesso questa io dovrei perdere sicuramente qualche chilo e forse mi entrerebbe, stare sempre un po' scomoda perché di spalle non ci sto. Però insomma, però di manica ad esempio mi sta un po' lunga.
Però peccato perché è veramente bellina come giacca. Dalla foto si vede meglio perché qui adesso voi vedete tutto nero e non si capisce tanto. Però è veramente veramente bellina, che è anche un po' avvitata comunque. Guardate la foto perché merita. Se non siete tanto grosse come me, provatela perché è veramente è sfiziosa come giacchetta. E niente, quindi questo è il pacco, i pacchi di Ross Wool Sale. Sicuramente tra le tre cose quello che mi è piaciuto di più è l'orologio. Però ecco, si vede che la qualità è un pochino scarsa, infatti vengono abbastanza poco. La giacca è fatta decisamente bene per i standard, cioè per le cose che di solito prendo a questo sito. La giacca a me sembra fatta anche troppo bene, io l'ho distrutta ma è colpa mia, cercherò di rimediare dove è possibile. Se però siete un pochino più esiline di me, provatela. Insomma, questa poi è una L, ci sono tre tagli SML e io le giacche forse meglio le lascio stare, che è meglio. E comunque trovate il link qui sotto, lo ripeto. Passiamo all'altro sito, Yes4. Mi sa che di budget loro mi hanno dato un po' di più, però sinceramente non me lo ricordo, forse 40 dollari, non me lo ricordo. Ah, i pacchi ci hanno messo un pochino meno di un mese, perché sono stati spediti entrambi il 31 ottobre e mi sono arrivati la settimana scorsa, perché poi sono dovuta andare in posta a ritirarli. E niente, da Yes4 ho preso altre tre cose, due vestiti e un accessorio. Vi faccio vedere subito l'accessorio. Allora, io non so, io da un po' che li volevo comprare questi occhiali. Questi qua sono bellissimi, però non so mai se ci sta bene, quindi ho fatto vabbè, senza me li vado a comprare, me li faccio mandare e vediamo se non mi stanno bene, amen. E questi venivano 4,30 dollari e ci sono vari colori, le lenti, l'ho prese con le lenti azzurre e naturalmente prima che mi arrivassero qui ha fatto una settimana bellissima di sole e ieri, la settimana scorsa li ho presi e è iniziato a piovere. Ma vabbè, insomma, arriverà il bel tempo. A me sinceramente piacciono come stanno, fatemi sapere, me li metto. Che dite? Sono molto belli secondo me. Ci si vede anche abbastanza bene, insomma. Cioè, questi quando gli occhiali. Io ho gli occhiali da sole veri, e questi qui li prendo così, non li tengo soltanto perché già non ci vedo tantissimo. Quindi questi non credo facciano proprio bene alla vista. Però sono molto molto sfiziosi. Se vi piace il genere, io ve li straconsiglio, non vi arrivano con la custodia. E sono un pochino duri, però insomma son fatti anche abbastanza bene, sembra. Sono carini. A me non ho mai avuto degli occhiali così a cerchio, questi mi piacciono molto. Poi ho preso due vestiti, uno non ve lo faccio vedere indossato perché l'ho lavato, è ancora umido perché qui appunto sta piovendo da tipo tre giorni e non si riesce, con l'umidità che c'è non riesco a farlo asciugare. Comunque questa veniva, questa diciamo che me l'hanno suggerita loro, in senso era un nuovo arrivo e mi hanno detto guarda ci sono anche questi nuovi arrivi se vuoi prendere qualcosa, e ho fatto vabbè, era carina, mi piaceva. Questa viene 12,43 dollari e io ho preso una XL asiatica perché lì c'è scritto tipo a Asian SMLXL. Io per sicurezza ho fatto, sai che c'è, visto che so tanta, mi prendo la XL così, ma lei che va mi sta un po' larga piuttosto che stretta. Ed è una felpetta molto carina, è fatta veramente bene ragazze, ha il cartellino che si chiama, ed è della Arden Furtado, non mi chiedete, è un amore. È questa felpettina bianca, abbastanza leggera, che non so se si vede, ma in trasparenza comunque c'è la mia mano, quindi sotto ci va messo qualcosa. Però ecco, io penso che stava mattina per andare all'università, va più che bene. E credo che ha le manichette un pochino così strette, anche la parte sotto. Qui c'è tutto questo gufino, molto carino, ve lo faccio vedere da vicino. Ha praticamente tutti gli occhi con delle borchiettine e tutto il disegno. Qui ci sono dei brillantini, è fatto veramente, sembra di un negozio insomma. Non puzzava neanche queste, di cose puzzavano per niente, l'ho lavate perché naturalmente chissà da dove vengono. Però non puzzava neanche un po', questa è veramente carina, mi sta giusta. Cioè, mi sta giusta. Mi sa che io le asiatiche me le mangio praticamente, sono sì, sono decisamente più grosse di un'asiatica. Però insomma, questa mi piace tanto e stranamente l'ho presa bianca, mi sa che non c'è neanche di un altro colore, no? Perché io di bianco non ho praticamente nulla, cioè a me vedete sempre si dà allo stesso modo con gli stessi colori, perché il bianco avrò tre magliette, penso, bianche, però quella è molto carina. E poi l'ultima cosa che ho preso che mi piace, anche se qui il problema si ripropone, è un altro giacchettino, questo adesso ve lo faccio vedere. Loro lo definiscono trench, non è un trench, cioè non vi pensate al tessuto del trench, questo è più un cardigan di un tessuto indefinito, perché l'ho fatto sentire anche a mia madre, non siamo riusciti a capire che cosa fosse. Sembra quei panni da cucina che non assorbono mai l'acqua, non so spiegarvelo. Infatti l'ho lavato e quando l'ho tirato fuori dalla lavatrice era come se non fosse stato bagnato, cioè era umido e basta. Vabbè, comunque. E questo ho preso, questa è taglia unica,
E questo mi sta un pochino sempre stretto di spalle, però è un pochino più comodo dell'altro, cioè questo lo posso indossare. E questo c'è in grigio e nero, io non so perché l'ho preso nero, e l'ho preso grigio, lo volevo nero, ma forse mi sono sbagliati loro, non lo so. E questo viene $18,75, e questo è carino, questo mi piace, e è strano, cioè è molto, molto tranquillo, ecco, adesso a voi sembrerà una cosa informe. E io non so spiegarvi il tessuto, non so neanche se si vede, non è lana, non ha etichette questo. E praticamente è un cardigan semplicissimo, abbastanza lungo, con non ha chiusure, ed ha questa parte un pochino, vedete, così morbida, che cade tipo a scialle. Ve lo faccio vedere indossato. Allora, eccolo qua. Io sto in pantofole, non riprendo, non si vedono nell'inquadratura. Comunque è veramente semplicissimo, le maniche mi stanno perfette, però ecco, faccio dei movimenti un pochino... se era un tantino più larga era meglio, vedete, la chiusura comunque è così, cioè non c'ha la chiusura. E è fatto carino, comunque secondo me anche con una cintina in vita sta piuttosto bene, così che lo stringe un po'. Non lo so, ancora non l'ho messo, penso che questo weekend lo proverò, perché insomma è carino, è anche abbastanza caldo, la lunghezza è giusta, con i jeans e un paio di tacchi, anche così quando non si sa cosa mettere, cosa che a me succede spesso, secondo me va bene. Adesso poi io ho anche una canotta grigia che non è che... forse meglio nera, non so, io le canotte d'inverno le uso tantissime. Comunque niente, è semplicissimo, questo mi piace tanto perché può essere sfruttato bene o male un po' tutti i giorni. Niente, mi risiedo con il giacchetto, la porta fa rumore. E niente ragazzi, quindi questi erano i miei acquisti, cioè le cose che mi sono state mandate. Vi lascio appunto il link qua sotto se vi interessa dare un'occhiata. Io vi mando un bacione e alla prossima.